400 volontari nella Galleria Principe di Napoli per allestire il tradizionale pranzo di Natale organizzato dall'Associazione Amici della Galleria per le persone più bisognose. Quest'anno oltre 900 fra cittadini e stranieri. E noi siamo un gruppo di volontari, quindi questa cosa è partita piano piano, oramai con l'aiuto della Camera di Commercio, del Comune di Napoli che ci ha messo proprio quest'anno in condizione di poterlo fare, perché come vedete stanno tutte le impalcature in sicurezza della galleria, e il 24 dicembre è il nostro giorno, nel senso che tutti fanno mensa sempre, spessissimo, ma è un giorno particolare. Ci sono i pacchi dono, tutti i nostri sponsor che vedete sui cartelli che hanno donato qualcosa, panettoni, coperte, un sacco di cose. Quindi siamo contenti di esserci, l'anno prossimo dobbiamo arrivare a 20 anni. Straordinario essere qui oggi, ci sono più di 300 ragazzi volontari con meno di 30 anni che hanno deciso di non essere in giro per la città a comprare iPhone o scarpe, ma a mettersi a disposizione per il terzo. Per noi, per il Comune di Napoli, questo è un appuntamento storico e l'abbiamo reso possibile grazie ai nostri ufficio tecnico e alla collaborazione di tantissimi cittadini, tantissime imprese. Vogliamo raccontare quindi che questo è il volto più forte della città di Napoli, l'immagine dei volontari e la voglia di mettere al centro le persone con le loro fragilità e con le loro difficoltà. Un percorso che ogni anno mi vede partecipare a questa serie di iniziative. Dare un contributo agli altri per me è sempre importantissimo. Mi sembra un dovere di tutti, cioè dovremmo tutti essere solidali, non c'è più bisogno di andare nelle case dei poveri, perché i poveri sono proprio a fianco a noi. La mia motivazione è l'amore per gli altri. Ormai vengo da tanti anni, è un mio modo per rendermi utile, per fare felice un po' qualcuno almeno un giorno all'anno. Ricordarci che accanto alle esigenze di un mondo ricco e opulento ci sono soprattutto i bisogni delle persone che ancora non hanno un tetto, non hanno un lavoro, non hanno i soldi per arrivare alla fine del mese. Io sono veramente orgoglioso da napoletano, prima ancora che da sindaco, della tanta solidarietà che c'è nella mia città.